Sì, è la prima doppietta tra i professionisti, però no, la felicità oggi passa in secondo piano perché non siamo riusciti nemmeno oggi a portare a casa la vittoria. Mi dispiace per l'errore sul cartellino rosso, però dobbiamo andare avanti perché è un momento negativo adesso e dobbiamo cercare di invertire il trend e di portare gli episodi dalla nostra parte. L'unica cosa che possiamo fare attraverso il lavoro è seguendo il mister. Sì, è un riconoscimento per il lavoro che sto portando avanti, però ti ripeto, non sono contento oggi perché dovevamo trovare la vittoria, era il momento giusto per farlo e quindi mi dispiace molto, è una gioia che passa in secondo piano oggi. Assolutamente, assolutamente, dovremo cercare di fare di tutto per fare più punti possibili, perché comunque le giornate stanno andando avanti, i punti sono pochi, però dobbiamo cercare di invertire questa rotta, ecco, di portare appunto a casa la vittoria e di fare più punti possibili. Sì, sicuramente una buona prestazione. Eravamo partiti molto forte. Nel primo tempo non avevamo rischiato nulla quasi. Poi è arrivato, abbiamo preso quel gol lì. Però anche lì avevamo ripreso a giocare. Eravamo molto aggressivi, eravamo alti, bene. Poi dopo l'espulsione la partita è cambiata. Giustamente loro hanno provato ad attaccare con l'uomo in più e avevamo retto anche bene. Poi all'ultimo secondo così è veramente, veramente una beffa. Sì, sono molto contento di aver giocato due partite consecutive, poi sicuramente c'è ancora molto da migliorare, questo sicuramente migliorerò giorno dopo giorno in allenamento grazie anche ai compagni e al mister. Sicuramente è un sogno che si avvera, diciamo, perché sono arrivato qua giovanissimo e adesso giocare in Serie B con la propria squadra è veramente qualcosa di incredibile. E adesso lavoreremo anche durante la sosta e sicuramente cercheremo di migliorare quei piccoli dettagli che servono magari per arrivare a questa vittoria che veramente ci teniamo tanto.